Avete mai sentito parlare della preistoria in Piemonte? Se la risposta è no, non ricordo, siete nel posto giusto. Tenetevi pronti a scoprire alcuni segreti di un passato molto, ma molto lontano. La storia che vogliamo raccontare è stata plasmata di recente da archeologi e studiosi di tutta Europa. Noi teniamo però a presentarvela facendola raccontare da una compagine tutta piemontese. Ritengo che negli ultimi 10 anni si sia fatto tanto per quel che riguarda la definizione di un Piemonte preistorico, che fino agli anni 60 veniva considerato come una terra di nessuno, dove nessuno metteva piede, dove l'uomo preistorico si trovava male. Ma quest'uomo preistorico si trovava davvero male? Proviamo a fare un viaggio cronologico. Prima tappa, Borgo Sesia in provincia di Vercelli. Qui, nelle grotte del vicino Monte Fenera, si nascondono le più antiche testimonianze preistoriche della regione finora rinvenute. Subito prima del rifugio GASB scorgiamo il sito della grotta Ciotaciara. Siamo in diretta sullo scavo della Ciotaciara. La grotta della Ciotaciara è l'evidenza preistorica più importante del Piemonte, in quanto attesta la presenza del Homo di Neanderthal in un periodo in cui il clima era temperato, simile al nostro, e in cui l'uomo sfruttava i diversi animali che abitavano sulla montagna in pianura per procurarsi il cibo e scheggiava le rocce locali per fare strumenti che venivano utilizzati essenzialmente per il depezzamento delle carcasse animali. Come ogni anno, venite a trovarci. Quando volete scaviamo dalle 9 alle 17.30 tutti i giorni, anche il sabato mattina. E poi se volete venire a trovarci anche il sabato pomeriggio o la domenica, vi faremo volentieri visitare il nostro sito. Oltre che dagli amanti della natura, dal 2009 questi sentieri sono popolati dagli studiosi della Università di Ferrara. Parliamone con loro. Prima che noi iniziassimo gli scavi sul Monte Fenera si riteneva che l'occupazione del Piemonte non fosse più vecchia di circa 60.000 anni fa. Noi abbiamo dimostrato che in realtà è molto più vecchia. Ogni anno troviamo centinaia di manufatti in quarzo, un po' meno in selce, e migliaia di ossa di animali. E questi ci permettono di ricostruire quello che era l'occupazione della grotta della Ciotaciara durante questo periodo. Stiamo parlando di 300.000 anni fa, quindi già trovare tutto questo materiale è molto importante. In futuro spero che qualcuno dimostrerà qualcosa di ancora più vecchio che vada al di là dei 300.000 anni. Comunque, ad oggi, sui dati certi, sicuramente il Piemonte è stato occupato dall'uomo heidelbergensis, che è l'antenato dell'uomo di Neanderthal, e poi, come evidente a tutti, dall'uomo sapiens. Quest'anno siamo stati molto fortunati, abbiamo ritrovato un dente e un occipitale di una specie di ominide estinta, di cui non abbiamo ancora la certezza se si tratta di uno degli ultimi heidelbergensis, uno dei primi Neanderthal. Ricapitolando quindi, sembra che la storia dell'uomo in questo posto abbia spento ormai quasi 300.000 candeline. Ma facciamo un po' d'ordine. Ad ogni epoca, un nome. Si comincia dal Paleolitico. È il periodo in cui appaiono i primi ominidi e in cui la nostra specie ha trascorso il 99% della sua esistenza. Il Paleolitico è un periodo che va dall'attestazione della prima scheggiatura delle industrie litiche, quindi circa 3,3 milioni di anni fa in Africa, fino al Neolitico, che vede l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento. In Piemonte il sito più vecchio è appunto quello della Ciotaciara, dove abbiamo delle date radiometriche fatte con un metodo che si chiama Uranium Thorium a 300.000 anni, quindi siamo proprio all'inizio del Paleolitico medio ed è per questo che dobbiamo condurre nuovi studi sui resti umani trovati per sapere se sia effettivamente l'occupazione dell'uomo di Neanderthal o dell'uomo heidelbergensis. In ogni caso siamo in una fase iniziale del Paleolitico medio. Oggi gli esperti associano il Paleolitico alla pietra scheggiata, perché oramai è assodato che i primi ominidi usavano proprio degli strumenti in pietra scheggiata di cui sono rimaste numerose tracce. Gli strumenti rinvenuti hanno subito in quei tempi una lavorazione meticolosa ed elaborata,
tanto da prendere il nome di industria litica. Alla grotta della Ciotaciara abbiamo trovato tantissimi strumenti in pietra, ovviamente, e sono migliaia, alcune migliaia, sono circa 7.000 pezzi fino adesso, e sono strumenti in pietra, ma c'è da dire una cosa, che mentre nel resto d'Italia, mediamente nel resto d'Europa, la maggior parte degli strumenti sono fatti in selce, per il Piemonte e per la Ciotaciara sono strumenti realizzati in quarzo. Un quarzo bianco molto difficile da scheggiare, da lavorare, quindi questi strumenti all'apparenza sono più brutti di quelli in selce, hanno un aspetto molto peggiore, molto più rozzo, ma in realtà sono poi fatti con le stesse metodologie, le stesse tecniche che si usano sulla selce. Il fatto di trovare per la maggior parte dei casi strumenti in pietra non vuol dire che in Neanderthal o l'Heidelbergensi si usasse solo strumenti in pietra, anzi probabilmente buona parte del suo strumentario era fatto da strumenti in legno. Tant'è che sugli strumenti in pietra troviamo tracce di lavorazione del legno. Sono state trovate le tracce di macellazione sulle ossa. Le tracce di macellazione vuol dire che semplicemente come quando noi tagliamo una bistecca vicino all'osso, una fiorentina, col coltello tocchiamo l'osso e lasciamo un segno, la stessa cosa succedeva in Neanderthal con gli strumenti in pietra, e quindi abbiamo trovato delle ossa con delle tracce riferibili a strumenti litici, quindi dei segni di taglio. Di sicuro abbiamo trovato molte ossa di erbivori, di cui è stato difficile però definire la specie, mentre invece abbiamo la certezza di due specie che sono state cacciate e sono state utilizzate le carcasse, che sono il lupo, stranamente, in cui sono state trovate delle tracce riferibili alla estrazione della pelle, e l'orso delle caverne. Molti degli strumenti in pietra scheggiata trovati nella grotta Ciotaciara sono stati realizzati da ominidi che hanno vissuto molto prima dell'Homo sapiens. In questo senso, sono stati proprio loro i primi abitanti del Piemonte e in generale dell'Europa. Scopriamo qualcosa in più su questa specie. In Europa abbiamo questa specie che si chiama Homo heidelbergensis, che lentamente inizia a acquisire dei caratteri neandertaliani. In Piemonte, per quel che riguarda l'Homo heidelbergensis, è difficile perché appunto c'è una transizione tra l'uomo di Neanderthal e l'Heidelbergensis, quindi non sempre è semplice definire quando finisce uno e quando inizia l'altro. Per quel che riguarda le uniche possibili evidenze sono quelle della Ciotaciara, dove abbiamo delle date intorno ai 300.000 anni fa. 300.000 anni fa c'era ancora l'Homo heidelbergensis, quindi i recenti resti umani che sono stati ritrovati sono adesso in corso di studio e speriamo ci possano dire se si tratti effettivamente di Homo heidelbergensis o di Homo neanderthalensis. L'Homo di Neanderthal è sicuramente la specie più conosciuta anche a livello mediatico tra i nostri antenati, perché in Europa sono stati trovati molti resti. L'Homo di Neanderthal è essenzialmente una specie che si sviluppa e inizia a acquisire i suoi caratteri appunto dell'Heidelbergensis intorno ai 250.000 anni fa. È una specie unicamente europea e del Vicino Oriente. In passato, in effetti, se guardiamo le ricostruzioni dell'uomo di Neanderthal, sono sempre di un uomo super cavernicolo con clava, pelle e moglie tirata per i capelli. Questo non corrisponde assolutamente alle evidenze scientifiche, in quanto l'uomo di Neanderthal ha una tecnologia molto sviluppata, ha sicuramente un'organizzazione sociale, un'organizzazione dello spazio molto sviluppato. Tra l'altro, in passato si riteneva che non avesse la possibilità di fare un linguaggio articolato, cosa che è stata smentita in quanto sono state trovate delle proteine presenti anche nell'uomo che sono in relazione ai neuroni specchio e che attestano la presenza nell'uomo di Neanderthal dei neuroni specchio che servono per il linguaggio. Quello che però sappiamo dei gruppi di Heidelbergensis o di Neanderthal è che probabilmente si trattava di gruppi familiari, possiamo immaginare una comunità fatta di qualche decina di individui o anche meno, dove probabilmente erano gli uomini a occuparsi della caccia, come poi è stato messo in evidenza per periodi successivi. Con certo serviva un'organizzazione sociale, quindi una certa capacità di linguaggio, di comunicazione e di gestione delle persone, di collaborazione. Quello che sappiamo dai resti ossei, quindi dagli studi di paleoantropologia, sicuramente il Neanderthal aveva una struttura corporea più robusta della nostra, che invece è una struttura corporea tendenzialmente più slanciata e più agile. Questo sicuramente lo avvantaggiava in determinati contesti ambientali. Un ominide così forte sicuramente non aveva problemi a salire e scendere dal Monte Fenera.
Oggi il sentiero che porta ai siti preistorici della Ciotaciara non è proprio una passeggiata a cuor leggero. In alcuni tratti scoscesi bisogna perfino tenersi a dei supporti metallici piazzati sulla roccia. Cosa ha spinto quindi l'uomo preistorico a salire sulla montagna? Intanto dobbiamo pensare che le nostre capacità di mobilità su un territorio sono molto limitate rispetto a quello di una popolazione nomade, che è abituata quindi a camminare e a muoversi anche su lunghe distanze nell'arco dell'anno, nell'arco delle singole giornate o delle settimane. Perciò non dobbiamo fare un rapporto diretto tra la nostra fatica e la loro fatica. Dopodiché dobbiamo pensare che poteva anche essere un po' più semplice arrivare, chi può dirlo? E poi inoltre le grotte del Monte Fenera offrono un riparo naturale dagli agenti atmosferici, permettono di accendere un fuoco stando al riparo, perciò il fatto stesso che ci fossero delle grotte rendeva il Monte Fenera un luogo molto attrattivo per una popolazione appunto nomade e che sicuramente non viveva in un villaggio in maniera stanziale. In più la grotta della Ciotaciara, se si guarda dal punto di vista ecologico, è molto interessante perché si inserisce all'interno di vari biomi a cui l'uomo di Neanderthal, o chi per lui, forse l'Heidelbergensis, riusciva a attrarre le risorse alimentari, perché c'era la piana alluvionale del fiume Sesia, il bosco che sta dalla base del fiume Sesia fino alla grotta Ciotaciara e poi la prateria di stile alpino che si sviluppa al di sopra della Ciotaciara, dove ci sono le cose un po' più rocciose. E questo dato è molto importante, ci viene riferito anche dagli studi paleontologici, in cui si trovano animali che fanno riferimento a tutti questi tre biomi. Dovete immaginare che dentro la Ciotaciara abbiamo trovato delle ossa di rinoceronte, che non poteva assolutamente vivere nel bosco, viveva sicuramente più in basso, ma anche delle ossa di stambecco, che abitava le zone rupestri. Mentre invece cervi e cose simili vivevano sicuramente all'interno del bosco. Quindi ci dà l'idea che la grotta Ciotaciara era un punto da cui l'uomo con una fatica minima riusciva a acquisire risorse da vari ambienti diversi. All'interno del sito abbiamo trovato anche degli strumenti che sono fatti con materie prime diverse, che sul Monte Fenera non ci sono. Cioè geologicamente, guardando una carta geologica, non si trovano nelle immediate vicinanze, per cui abbiamo un tipo di selce di colore rosso, la radiolarite, proviene invece da affioramenti che si trovano sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Quindi, a partire anche da questo dato, possiamo ricostruire una parte di quella che era la loro mobilità stagionale, perché se andavano a raccogliere questa materia prima, sicuramente parliamo di una distanza di circa 25 km in linea retta, quindi in linea d'aria, a piedi è sicuramente di più, e sicuramente non è uno spostamento che facevano in giornata. Quindi, questo dato ci suggerisce che durante la stagione invernale, quando il sito non era occupato dall'uomo, si spostassero in questa direzione, quindi verso la Lombardia. Probabilmente per l'inverno stare su una sponda del lago, come impariamo alle elementari, stare vicino a degli specchi d'acqua durante l'inverno sicuramente si ha un clima più mite che non a stare in collina o anche in pianura, quindi probabilmente una delle ragioni è quella. Quindi probabilmente l'uomo usava le grotte come rifugio, soprattutto in certi periodi, come base per la caccia, ma la maggior parte delle occupazioni sono probabilmente in capanna all'aria aperta, che però non si sono spesso conservate e che non vengono ritrovate. Soprattutto per le fasi finali, perché probabilmente nelle fasi iniziali l'uomo non abitava quasi mai in grotta. Il fatto che molti siano siti in grotte è solo perché è più semplice trovare i resti nelle grotte, è più semplice andarli a cercare e ha anche un costo inferiore, perché comunque bisogna anche tenere conto dei costi che può presupporre uno scavo. In passato molto spesso venivano pubblicati articoli che mettevano in relazione l'orso delle caverne e l'uomo di Neanderthal e il ritrovamento di moltissimi crani, che è avvenuto anche al Fenera, aveva fatto pensare che l'uomo di Neanderthal prendesse i crani e se li mettesse come soprammobili. In realtà oggi sappiamo che non c'è stato mai nessun culto degli orsi da parte dell'uomo di Neanderthal e che questa associazione è solo dovuta al fatto che in tutte le grotte in molte grotte in cui è abitato l'uomo di Neanderthal abitavano anche gli orsi durante il periodo invernale per andare in letargo. Poi i processi tafonomici, ovvero l'accumulo dei sedimenti, hanno sempre fatto sì che ovviamente questa occupazione degli orsi si mescolasse con quella del Neanderthal e di conseguenza si sono trovate queste associazioni. Si trovano tanti crani d'orso perché comunque sono una parte dello scheletro molto resistente, quindi si conserva bene anche in seguito magari al trasporto dell'acqua, ed è per questo che vengono trovati tantissimi crani. Spesso si trovano in accumulo, e questo è avvenuto anche al Fenera,
ma non perché fossero stati naturalmente accumulati, ma perché essendo la parte più pesante della carcassa vengono trasportati assieme e quindi si accumulano poi a volte in degli anfratti. Al Fenera, per esempio, abbiamo trovato 4 crani d'orso sovrapposti l'uno all'altro in un'area che corrisponde alla fine della grotta, e quindi si può immaginare che l'acqua abbia trasportato le teste di questi poveri orsetti e che poi si siano accumulati da soli in quella posizione. Adesso ci lasciamo il Paleolitico alle spalle e andiamo dritti verso nuove scoperte, nuove possibilità. Parliamo del Neolitico, un periodo fiorente per l'Homo sapiens, che riesce a dar vita a innovazioni come l'agricoltura, l'allevamento, la ceramica e la tessitura. Affrontiamo questo periodo con la dottoressa Stefania Padovan, uno dei maggiori esperti del Neolitico piemontese. Il Neolitico è davvero una rivoluzione nella storia dell'umanità, è una definizione ormai obsoleta ma comunque pertinente, in quanto davvero, come dissero grandi studiosi neoliticisti, siamo un po' tutti figli del Neolitico. Ritengo infatti che la preistoria, in particolare il Neolitico, accomuni davvero tutti le persone, tutte le culture, non ci siano confini, non ci siano limiti, ma che davvero i neolitici siano i primi europei, in quanto le grandi scoperte, o meglio le grandi conquiste, riguardano la nostra quotidianità, il fatto di essere stanziali, di vivere in comunità organizzate, la nostra alimentazione che si basa fondamentalmente sui cereali, nonché le scoperte tecnologiche quali l'utilizzo della ceramica, la cottura dei cibi, la tessitura e dunque la realizzazione di abiti, di vestiti, avere delle abitazioni funzionali alle aree geografiche in cui si vive e dunque uno stretto rapporto con l'ambiente che viene modificato per la prima volta in modo significativo da quelle che sono le esigenze delle comunità umane. In merito agli insediamenti piemontesi riferibili al Neolitico, sono piuttosto numerosi. Certamente non abbiamo abitati di grandi dimensioni o di particolare estensione quali quelli documentati invece in pianura padana, in Emilia Romagna. Questo è dovuto alla nascita recente di una ricerca archeologica preistorica in Piemonte. Uno dei più notevoli siti neolitici piemontesi si trova a Montalto d'Ora. Ciò che lo rende attraente è la ricostruzione in scala 1:1 di una frazione di villaggio preistorico. Il parco archeologico non è stato posizionato lì per caso. Sul fondale del vicino lago Pistono sono stati scoperti dei resti di abitazioni risalenti proprio al Neolitico. Vediamo. Il sito archeologico del lago Pistono di Montalto d'Ora è unico nel suo genere, almeno per quello che riguarda il Piemonte, perché costituisce quasi una fotografia, un'immagine repentina e fissata di un villaggio del Neolitico Medio, intorno al 4500 a.C. La ricostruzione delle strutture open air è stata particolarmente complessa e lunga, proprio perché ha voluto fondarsi su dati archeologici se non certi, perlomeno plausibili, cronologicamente coevi e contestuali al sito di rinvenimento. È importante spiegarlo al pubblico, che molto spesso entra all'interno della capanna su un palcato aereo e dice: ma non c'è neppure un secondo piano, un soppalco. Ma questo perché siamo in un periodo molto più antico rispetto alle ricostruzioni open air che sono abituati a vedere o che hanno visitato in altri parchi archeologici italiani o nord europei. Dunque è davvero un'immersione in una realtà di 6500 anni fa che è differente rispetto ad una realtà di 4000 anni fa, quindi magari dell'età del bronzo, in cui la struttura sociale era completamente mutata e di conseguenza anche le strutture abitative, artigianali e accessorie al villaggio.
L'archeologia sperimentale cerca di riprodurre la catena operativa che ha portato all'esecuzione e realizzazione finale di ogni manufatto che viene rinvenuto in fase di scavo, ma anche di comprendere come questi oggetti venissero realizzati. Gli archeotecnici, che sono persone che di solito sono degli appassionati, non necessariamente hanno una formazione archeologica, ma che conoscono la realtà archeologica comunque da molto vicino e hanno un sapere nelle mani che noi abbiamo completamente perduto. Uno di questi specialisti, maestro di archeologia sperimentale, è Mauro Cinquetti, un archeotecnico piemontese che ha ricostruito moltissimi oggetti neolitici, basandosi sui ritrovamenti degli scavi archeologici del Piemonte e dei dintorni. Ma come si fa a capire come sono stati realizzati questi manufatti? Come si fa a capire? Si deve cercare comunque di immaginare quali erano i mezzi che loro avevano a disposizione e attraverso i quali puoi supporre. Bisogna sempre usare il condizionale, perché la certezza te la potrebbero dare soltanto loro di come l'hanno fatto. Ma con i mezzi che loro avevano a disposizione puoi pensare di assemblarli e cercare di vedere se questo funziona. Quindi tante cose io le ho provate e non funzionavano, altre le ho riprovate e cominciavano ad andare meglio, finché ho trovato la quadra miscelando le cose. Ma non è che puoi capirlo, devi andare per intuito, anche perché questo mondo tecnologico noi l'abbiamo perso, non si è più raccontato da millenni, quindi devi ritornare indietro con la fantasia e cercare di vedere come loro potevano operare. Non ci sono tanti altri modi per poterlo fare. Diciamo che i reperti archeologici a volte lasciano delle tracce sopra le loro superfici e le quali ti potrebbero anche dare degli indizi di che cosa hanno utilizzato per realizzarlo. E l'osservazione, soprattutto, non è altro che l'osservazione, per poter dire potrebbe essere stato fatto così. Sempre potrebbe. Torniamo adesso al Parco Archeologico del Lago Pistono. L'archeologa Miriana Ribeiro ci farà immergere nella vita e negli usi dell'uomo neolitico della zona. Facciamo un salto indietro di circa 7.000 anni. Dall'esterno della nostra palafitta possiamo ammirare la struttura del tetto, ed è realizzato appunto con numerose fascine di canne palustri. Alle mie spalle vedete anche un tipico recinto per animali. Ricordiamo che nel Neolitico i gruppi umani hanno appreso l'arte dell'allevare gli animali. Nel sito di Montalto d'Ora sono testimoniati sicuramente bovini e caprovini. Si doveva trattare di un piccolo nucleo di capi di bestiame appartenenti a una famiglia, dobbiamo pensare a un gruppo di 5-6 capi. Un elemento importante di un villaggio neolitico nel sito di Montalto d'Ora doveva essere per forza la palizzata. La palizzata che serviva a proteggere in effetti l'abitato da quello che stava all'esterno, in questo caso un ambiente boschivo. I pali sono costituiti in legno di quercia o ontano nero e hanno comunque una profondità all'interno della terra di ancora 40-50 cm. Inoltre si poteva usare questo accorgimento del tagliare a punta il palo e poi dargli fuoco carbonizzandolo in modo da non farlo attaccare dall'umidità. Proprio su questa parete abbiamo voluto proprio far notare lo stacco, la differenza tra una parete che poteva considerarsi finita e invece una parete in via di costruzione. Il fatto è che all'interno delle capanne noi sappiamo che gli uomini neolitici ci vivevano solamente di notte, solamente per dormire, ma la vita vera si svolgeva in realtà al di fuori della capanna, si svolgeva nei campi, nei pascoli, nei boschi, a caccia, sulle rive del lago, a pesca. Qui siamo all'interno della palafitta ricostruita del sito di Montalto d'Ora. Siamo sulle rive del lago Pistono e questa è l'area del focolare. Troviamo appunto tutto lo strumentario per la cucina. Vi posso far vedere appunto quello che era la base, che costituiva la base della dieta
dello stone del Neolitico in questi cestini di paglia. Vedete, abbiamo dei cereali, in questo caso del farro, e due tipi di leguminose che erano appunto già presenti all'epoca, le lenticchie e il pisum sativum, i piselli. Un'altra attività molto importante, soprattutto perché ci troviamo sulle rive di un lago, era la pesca. I manufatti che abbiamo rinvenuto sono delle pietre con degli incavi realizzati sui due lati che dovevano servire come pesi appunto da rete, una rete che oggi definiremmo una specie di rezzaglio o rete conico. Serviva appunto per la cattura dei pesci sotto lo specchio d'acqua. Questo è un altro materiale importantissimo, che è tendine, in questo caso tendine di bue, si riconosce dalla dimensione. Il tendine è appunto questa parte che lega il muscolo all'osso, tra degli arti degli animali, e che serviva appunto perché sfilacciandosi poteva far ricavare un filamento bianco piuttosto lungo e bello elastico. Filato insieme si ricavavano dei cordini di questo colore bianco, che sembra anche più pulito, poteva essere utilizzato come ad esempio corda per un arco, appunto per la sua elasticità. Come ricordato dalla dottoressa Padovan, il Neolitico vede l'introduzione della ceramica. In Piemonte questa assume una forma molto particolare, unica nel suo genere. Oltre ai vasi classici, infatti, in quasi tutti i siti archeologici piemontesi del periodo si notano straordinari esemplari con il bordo superiore di forma quadrata. Il vaso a bocca quadrata è diventato ormai un simbolo del Neolitico piemontese, tanto da dare il nome alla cultura degli uomini che ai tempi occupavano l'Italia nord-occidentale. VBQ è un acronimo utilizzato dagli archeologi, dagli studiosi, per definire i cosiddetti portatori del vaso a bocca quadrata. In ogni caso non sappiamo perché realizzassero vasi con l'imboccatura quadrata, perché continuano tranquillamente a realizzare anche vasi in boccatura rotonda. Inizialmente si pensava che fossero destinati al contenimento di particolari alimenti, appunto di prestigio, o per particolari bevande, ma oggi non sembra più così, in quanto i vasi a bocca quadrata, i vasi a bocca rotonda presentano la stessa cura nella realizzazione, la stessa ricchezza di decorazioni, e dunque poteva essere una moda, una caratteristica che amavano particolarmente e che ci permette di riconoscerli. Ma passiamo adesso ad un'altra oasi preistorica del Piemonte, il sito di Vaie, della città metropolitana di Torino. Situato nell'incantevole Val di Susa, a pochi chilometri dalla famosa Sacra di San Michele, offre ai visitatori sia un percorso al chiuso, all'interno del museo dedicato, sia un percorso nella valle per scoprire e calcare con i propri passi i luoghi dei ritrovamenti neolitici. Seguiamo uno dei volontari del museo in alcune tappe del percorso guidato. Siamo all'area attrezzata della Pradera, nonché località di ritrovamento dei primi reperti archeologici qui a Vaie. O meglio, questo era il luogo in cui verso fine 1800 stava passando lungo questa strada il dottor Rumiano, cioè il medico qui di Vaie. Medico che si accorse che i sassetti, le pietre con cui stavano giocando i ragazzini di Vaie, non erano semplici sassi, erano reperti archeologici. Erano per l'esattezza delle punte di ascia del Neolitico. Qui ci troviamo sul pianoro della Baità, quindi la zona più pianeggiante di questa collina, di questa montagna, il luogo dove si è ipotizzato vi fosse questo villaggio neolitico, villaggio che quindi appunto non occupava solo il pendio della collina, non sorgeva solo tra i ripari rocciosi della collina, ma si estendeva anche a questa zona più pianeggiante, più libera da,
dalle piante e dagli alberi. Vedete la riproduzione di una capanna con davanti riprodotti anche alcuni focolari per dare un'idea più realistica di come dovesse svolgersi un tempo la vita qui in questo luogo. Quando parliamo del Museo di Vaie, non dobbiamo pensare a capanne, non siamo infatti in presenza di vere e proprie capanne, ma a ripari temporanei o comunque a strutture cosiddette leggere e mobili, non a capanne che prevedessero una frequentazione continua nel tempo. Sono strutture mobili e leggere adatte ad un contesto particolarmente ricco di vegetazione forestato, quale appunto la bassa valle di Susa nel quinto millennio avanti Cristo. Il Museo Laboratorio, questo è il nome della realtà di Vaie, è nato davvero come un centro di sperimentazione e mira non tanto a spiegare il manufatto fine a se stesso, ma a far comprendere la catena operativa che permetteva dalla materia prima ad arrivare al prodotto finito nella preistoria. Questa scelta è stata pionieristica in Piemonte, in quanto 20 anni fa, quando è nato il nucleo originario del Museo Laboratorio di Vaie, di archeologia sperimentale in Piemonte si sapeva ancora poco. La storia del museo è un po' la storia del paese. L'obiettivo era proprio quello di riconquistare un pochino questo passato ormai lontano e questa risorsa piuttosto dimenticata. Erano allora vivi ancora molti che avevano avuto esperienza diretta o familiare della vicenda dei ritrovamenti neolitici di Vaie, e quindi l'occasione per rinsaldare i vissuti, le conoscenze, le tradizioni stesse del paese c'è stata a quei tempi. La nostra immersione nel neolitico piemontese però non sarebbe completa senza parlare del fenomeno della pietra verde. Solo recentemente gli studiosi hanno scoperto che la regione è stata il centro europeo di produzione di tutti gli oggetti antichi ricavati da questo materiale. Asce, anelloni e parure in pietra verde erano ai tempi ricercatissimi, sia per la loro bellezza, sia nei casi delle asce per la loro utilità. Queste, infatti, sono state ritrovate in quasi tutti i siti archeologici piemontesi risalenti al Neolitico. Da notare che questi manufatti sono arrivati persino nelle terre della Gran Bretagna e della Danimarca. Impressionante, considerando che ai tempi non si era ancora a conoscenza della ruota o dei cavalli. Per questi motivi, oggi, la pietra verde è considerata il fenomeno cardine del Neolitico in Piemonte. La pietra verde è una definizione convenzionale impiegata, utilizzata appunto dagli archeologi per definire queste famiglie di pietre, di rocce estremamente tenaci, la cui reperibilità è però fortemente circoscritta all'ambito alpino occidentale, in particolare al versante piemontese. Naturalmente in Piemonte noi troviamo pietra verde a tutti gli stadi di lavorazione, dal blocco di materia prima agli abbozzi, alle schegge di lavorazione, al prodotto finito. Arrivano in tutta Europa, addirittura in Cornovaglia, in Italia meridionale, in aree del Mediterraneo. Per realizzare lame di asce e accette è necessario avere davvero rocce durissime, tenacissime, e sono soltanto le rocce verdi, o meglio, sono le migliori. La realizzazione di un'ascia in pietra verde è tutt'altro che semplice, tanto che quando noi pensiamo alle comunità del Neolitico riconosciamo dei veri e propri maestri della pietra verde, persone, artigiani all'interno della comunità che si dedicavano principalmente, se non esclusivamente,
al reperimento e alla lavorazione di questo tipo di strumenti, fondamentali per la sopravvivenza della comunità, tanto che probabilmente erano mantenuti dalla comunità stessa perché potessero dedicarsi alla realizzazione di questo tipo di strumenti. Alcuni prodotti sono talmente raffinati da essere quasi degli oggetti di gioielleria. E accanto a strumenti da taglio riconosciamo anche ornamenti, quali appunto gli anelloni, cosiddetti anelloni in pietra verde, oggetti straordinari, di straordinaria bellezza, dovevano essere davvero carichi di un significato simbolico e di prestigio che oggi noi riusciamo soltanto a intravedere. Facciamo un piccolo racconto della storia di un'ascia in pietra verde. Quelle le rocce ofiolitiche che si trovano nelle nostre zone attorno al Monviso. E qua vediamo la base per costruire un'ascia. Vediamo una ofiolite. In questo caso abbiamo una formazione a budino che si è formata nel fondo marino. Quando la materia fusa è entrata a contatto col mare, ovviamente si è raffreddata e ha creato queste formazioni a cipolla. Non per niente cercavano queste rocce, al di là della loro durezza, ma proprio per la bellezza, per quelle cerimoniali le facevano con queste rocce che, una volta che sono lavorate a specchio, lucidate, sono veramente fantastiche. Come si vede in questa giadeite, ci sono delle crepe. Queste fratture trasversali si sono create durante lo shock termico, quando il materiale fuso si è raffreddato nel fondo marino. Quindi lo shock termico ha prodotto queste fratture, che l'uomo che usa il cervello capisce che con un piccolo cuneo all'interno di queste crepe o scaldandola molto facilmente riuscirà a tirare fuori delle piastre simili a queste. Da queste piastre, allora, utilizzando il sistema del seghetto di legno, posso pensare di tirare fuori una preforma di un'ascia di una certa dimensione che potrò poi fare delle asce cerimoniali. Le pietre che abbiamo visto finora raccolte dal maestro Cinquetti non sono soltanto rare, ma anche difficili da reperire, perché disponibili solo in alta quota. Queste venivano infatti usate per produrre le asce più belle, cosiddette cerimoniali. Le asce cerimoniali ritrovate sono tipicamente lunghe e senza segni di usura. Questa qua è una serie di accette cerimoniali che ho prodotto. Come vedete sono degli strumenti bellissimi da osservare, ma inutili per il lavoro, perché un oggetto del genere non si spezzerebbe subito. È soltanto la bellezza. Questa roba qua era, io dico sempre che erano i Rolex e le Ferrari del Neolitico, li possedevano quelli di alto rango, perché le altre servivano per abbattere un albero, ma oggetti di questo genere sono soltanto da esibizione, vedete? Anche perché questa qua, che è stata fatta con il taglio del legno e la sabbia, sono occorse 140 ore per produrre quest'ascia. Ce ne sono alcune che hanno addirittura tipo di queste dimensioni, che hanno un foro passante, per cui è ovvio pensare che se la appendessero come un grande pendaglio, perché il foro ne dimostra che veniva appesa. Era un'esibizione di ricchezza soprattutto. È chiaro che una zona tipo il parco del Monviso, ora che parco, non possono più andare a portare via tutti i blocchi di roba, perché quando hanno fatto le prime mostre dove si parlava della giada, e hanno fatto anche degli articoli sbagliati parlando delle gemme di giada, c'è stata una corsa su al Monviso, hanno massacrato tutto. C'erano dei blocchi di giada, li hanno frantumati. E poi cosa se ne fanno? È giada grigia, va bene per fare un'ascia, ma chi va su, cosa se ne farà? Però ha distrutto una testimonianza di milioni d'anni, l'ha ridotta a pezzi, capisci? Il processo di lavorazione di questa pietra è molto lungo. Per arrivare ad ottenere una buona lama bisognerà bocciardare e levigare per decine di ore a seconda della lunghezza che si vuole ottenere. Ma come facciamo a sapere come veniva effettivamente utilizzata la pietra verde? Per fortuna, grazie agli ambienti particolarmente umidi in cui sono state costruite alcune palafitte europee, si è riusciti a trovare dei manici in legno abbandonati migliaia di anni fa, rimasti integri fino ai nostri giorni. Ed è proprio osservando questi manici che si è riusciti a capire quali strumenti utilizzava l'uomo. Dunque l'immanicatura la fai con un'altra accetta più piccola. Se io prendo un tronco
e la storia è nata prima l'uovo o la gallina, non lo sappiamo, ma comunque quando tu sei il tronco cominci a modellarlo sia con l'accetta, sia cioè con l'accetta che con l'ascia, lo prepari. Il foro si farà successivamente con uno scalpello in pietra verde. Il battente spesso serve e ti dice che è un'ascia da battere tronchi, perché il carico che ti dà il legno contribuisce insieme alla tua forza a entrare più violentemente all'interno del tronco. Gli oggetti piccoli, tipo per fare un arco, devono essere leggeri perché ti si stanca il braccio. Differente quando devi andare a battere contro un tronco, ci va del tempo, ma ci deve essere una certa violenza quando arriva dentro. Ecco che anche il carico del legno è importante. Piccoli, questa è un'accetta da abbattimento di alberi. Questo qua ne ha già tagliati tre di alberi. Il primo che ha tagliato era un lontano nero, un albero di 14 metri, 38 centimetri di diametro, 33 anni di età, sacrificato per una prova sperimentale. No, di queste dimensioni. E ci abbiamo messo 45 minuti per l'abbattimento dell'albero. Questo fatto mi fa pensare che alcuni uomini nel Neolitico potessero in un solo giorno abbattere tutti gli alberi necessari per la costruzione di una capanna. Era molto più complicato il trasporto, il traino poi di questi tronchi tagliati, però l'abbattimento è una cosa relativamente semplice. Nel corso del tempo sono state trovate in tutto il Piemonte numerose lame in pietra verde, principalmente dai contadini che lavoravano i campi. Questi ritrovamenti casuali hanno dato vita nel corso degli anni ad una serie di leggende curiose, tra cui quella del fulmine caduto sulla pietra. Sì, c'è una leggenda che dice che se trovi una di queste pietre che si è generata dove è caduto il tuono, il fulmine, gli anziani la chiamavano la pietra del tuono, e facendo il calcolo delle possibilità dice: se ce la mettiamo in casa non cadrà mai più il fulmine sopra. Quindi era come pararsi i fondelli in qualche modo. Il Piemonte ha ancora tanti segreti da svelare. Come abbiamo visto, non a caso, la montagna è il luogo più occorrente per i ritrovamenti, in cui le tracce dell'uomo si conservano più a lungo. Di questo ci parla il dottor Francesco Rubat Borel, l'archeologo preistorico e protostorico. Il problema non è tanto trovare un sito preistorico, quanto piuttosto riconoscerlo. Riconoscere un sito preistorico, l'unica maniera è, da un lato, avere curiosità, quindi quando si vede un qualche cosa che sia anomalo, segnalarlo alla soprintendenza. Qui a Crodo, nel 2012, è arrivata in soprintendenza la segnalazione della scoperta di pitture rupestri sopra sulla parete di una cengia. Questa appunto che è stata poi chiamata la balma dei cervi, perché era stata scoperta alcuni mesi prima da un montanaro, il signor Lanfranchi di Crodo, che era venuto a cercare palchi di capriolo e di cervo, e aveva visto sulle pareti una serie di figure rosse che aveva poi segnalato a un esperto locale di archeologia. Questo è così importante perché si tratta del complesso di maggiori dimensioni, appunto 6 metri e mezzo di lunghezza e oltre 150 figure. Questo quindi è proprio un lungo pannello con non tanto delle scene dipinte, perché noi non riusciamo a riconoscere delle scene, quanto una serie di un complesso di figure che si giustappongono l'una accanto all'altra. Che cosa è rappresentato? Prevalentemente sono degli antropomorfi con le braccia, gambe divaricate, braccia alzate, molti sono privi di testa, e questa è una forma schematica che era comunque diffusa soprattutto nel Neolitico e nell'età del rame in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale. Vi sono poi lunghe file di puntini, di pallini che si dipartono o cerchiano queste figure antropomorfe. Al di là di qualsiasi forma interpretativa, che rimane comunque difficile essendo culture di cui non è rimasta memoria, e quindi qualsiasi forma interpretativa rischia di essere
anche o fantasiosa o dovuta delle semplici suggestioni, la Balma dei Cervi rappresenta comunque il più grande pannello dipinto dell'arco alpino. Si sta procedendo in questi giorni, è proprio in corso lo scavo del riparo e si stanno per vedere se questo riparo ha avuto tracce di una frequentazione antropica. Si potrà dire quando il riparo è stato frequentato. Dal punto di vista conservativo è un sito estremamente delicato, appunto perché si è conservato intatto nel corso dei millenni. Il rischio quindi è che una qualsiasi atto vandalico, consapevole o inconsapevole, può portarne alla distruzione, come peraltro è avvenuto già in alcuni contesti pittorici, ad esempio alla Rocca di Cavour vicino a Pinerolo. L'accesso a questo sito è comunque difficile perché bisogna passare su una cengia, un'unghia di roccia che appena umida diventa sdrucciolevole e veramente diventa pericoloso da percorrere. Quindi si è realizzato questo sito www.balmadeicervi.it dove si ha tutta la documentazione in 3D, sia fotografica che il rilievo, che le immagini, le fotografie contrastate per rendere maggiormente visibile le pitture. Nelle Alpi piemontesi sono state trovate numerose pitture e incisioni rupestri dell'età della pietra. Il piccolo museo dell'arte preistorica di Pinerolo, della città metropolitana di Torino, ci dà una panoramica di quest'arte antica locale. Che cos'è l'arte preistorica? Allora, innanzitutto l'arte preistorica non è arte. Fu chiamata arte preistorica o arte rupestre perché specialmente è un'arte che si esplica sulle rocce all'aperto o in caverna. Talmente da tanti anni, da secoli addirittura, si chiama arte rupestre o arte preistorica, per cui si è lasciato il termine arte. Però non è arte, e cioè la motivazione perché l'uomo ha fatto qualcosa che non è legato alle immediate esigenze di sussistenza, cioè perché non è legato per esempio alla caccia o alla coltivazione per poter mangiare, per sopravvivere, è legato a qualche aspetto che riguarda la sua spiritualità e l'espressione di bisogni altrettanto importanti e fondamentali che non riguardano però il mangiare o il vivere quotidiano, riguardano qualche aspirazione filosofica più alta, e quindi l'arte preistorica si colloca in questa dimensione. Siamo finalmente arrivati all'ultimo step del nostro viaggio, l'età dei metalli. Molto prima che l'uomo imparasse a distorcere il suono di una chitarra, circa 4.000 anni fa, cominciavano ad avere successo gli esperimenti di lavorazione del metallo. Per un breve lasso di tempo si è lavorato ed usato il rame, che è stato presto soppiantato dal bronzo, più duro e più facile da plasmare. Solo dopo più di un millennio si è diffusa fin qui la lavorazione del ferro. Il nostro viaggio però si ferma all'età del bronzo, che da sola in Piemonte ha tanto da raccontare. L'età del bronzo venga a corrispondere a un momento in cui la società diventa più complessa, si hanno villaggi più stabili, meglio pianificati e soprattutto si comincia ad avere una visione della società più complessa, data da artigiani, contadini, il nascere di forme di aristocrazia, comunque sia di forme di persone importanti non solo per il ruolo che rivestono, ma anche per altri motivi familiari, di tradizione, di stirpe. Sappiate che solo i ricchi avevano il bronzo, perché non è che con l'età del bronzo tutti tagliavano il frumento con i falcetti in bronzo. Nell'età del ferro esistono ancora tantissimi falcetti con gli elementi in selce, perché mica tutti ce l'avevano. E poi vi dico una cosa molto semplicemente: la selce lavora molto meglio del bronzo. Cioè, io ho tagliato tanto grano, ma vi devo dire che tra la selce e il bronzo, se dovessi farlo io, prendo la selce. Perché basta dei piccoli ritocchi sulla lama con il ritoccatore e quello è sempre tagliente. Il bronzo ha un problema: la sua durezza non è molto elevata.
Il grano è ricco di fitoliti di silicio, vale a dire il silicio 7, quarzo. Quindi man mano che tu tagli, la lama si arrotonda, quindi non vai molto lontano. Tutti i momenti devi avere una rinaria e rifare il filo del tuo falcetto. Con la selce questo non avviene perché è più duro, è 7 di durezza la lama, il silicio, e quindi il frumento si taglia facilmente, anche se tutti i falcetti e le lame di falcetto li trovi lucidati a specchio, perché il silicio del gambo del grano li ha lucidati. Quindi gli elementi di selce che hanno lavorato li trovi perfettamente lucidi. Le armi nell'antichità erano usate sicuramente per la guerra, ma al tempo stesso erano anche oggetti di prestigio. O meglio, colui il quale era un guerriero, aveva bisogno di armi efficaci, e un'arma efficace era costosa. Perché? Perché voleva dire che c'era bisogno di metallo, di bronzo, c'era bisogno di un abile artigiano, un abile metallurgo che la producesse, c'era bisogno di un lungo allenamento per poterlo utilizzare. Ma per fare tutto questo bisognava essere ricchi, e quindi solamente chi era ricco poteva essere un guerriero, perché poteva avere un'arma efficace e poteva essere capace di utilizzarla. A proposito della lavorazione del bronzo, avete mai provato a immaginare com'era? Il nostro archeotecnico di fiducia ci porta alla scoperta di alcuni suoi esperimenti. Proveremo insieme a realizzare la lama di un'ascia immaginandoci nell'età del bronzo. E adesso cominciamo a preparare questa nuova ascia del bronzo antico. Il modello c'è già all'interno, è già stata pressata nella conchiglia inferiore. Anzi, prima di fare questo dobbiamo mettere un distaccante, che in questo caso loro altro non avevano che della cenere. La cenere serve per distaccare la terra che è grassa, quindi non si appiccica con quella successiva che io metterò, e farà in modo che si distacchino le due valve. La terra per fonderia molto probabilmente loro la producevano usando argilla decantata asciutta frammista a cocciopesto, ceramica già cotta, ridotta in polvere e miscelata due parti di cocciopesto e una parte d'argilla. Miscelata con l'acqua potevano fare anche i crogioli. E qui abbiamo le due conchiglie in negativo. A questo punto bisogna creare la materozza per far entrare il metallo e creare gli sfiati. Questo serve a far uscire il gas che si forma all'interno, perché la reazione, siamo a 1150 gradi, 1600 gradi, reagisce con il grasso che è presente all'interno della terra. E adesso in questo punto io farò entrare il metallo, quindi creerò il foro, la materozza, i due sfiati e i due fori collegati con la materozza dalla quale collerà il metallo. E adesso andiamo a chiudere lo stampo. I bastoncini servono semplicemente a tenere in asse i due stampi, perché se non avessi i bastoncini si muoverebbero. I contrappesi servono perché il metallo quando entra cerca di sollevare lo stampo, quindi si è obbligato a bloccarlo verso il basso. Il rame fonde a 1098 gradi, ma non è sufficiente perché essendo molto pastoso si fermerebbe. Lo stagno lo fluidifica, quindi lo fa correre facilmente, però devi aumentare la temperatura, devi salire almeno a 1150. E produrre questi oggetti non è così complicato. Basta pensare che è tutto più semplice di quel che sembra. Bisogna solo imparare a ragionare in un modo antico, non in un modo moderno. Anche se un modo antico non vuol dire che non funziona. In una giornata come oggi non sarebbe possibile colare nella pietra rollare, in quanto che il clorito scisto si arricchisce di acqua e fa uno shock termico al momento in cui arriva il metallo a 1200 gradi, quindi si mette a bollire all'interno della pietra. Quindi bisogna anche conoscere questi piccoli trucchi, che sono quelli che purtroppo sono andati persi, che loro li conoscevano, perché erano la base di ciò che producevano. Noi non li conosciamo più, dobbiamo imparare quello che sto facendo. Ma ogni errore è una cosa molto positiva, perché chi fa questa attività di archeotecnica deve capire perché succede. Quindi ben felice che succedano queste cose, perché capisci che devi cambiare. Quello che c'è sul tavolo sono
tante cose che ho riprodotto, a cominciare dalle asce. Lavorando archi devi lavorare velocemente, ci vuole un'ascia leggera, perché se fosse pesante dopo un po' non ce la fai più. Un'ascia pesante serve per tagliare tronchi, ma non certo per fare dei lavori soprattutto. Questi qua sono tutte riproduzioni, sono tutte riproduzioni di rasoi, definiti tali rasoi. Quel che è certo è che io con rasoi del genere, per quanto li ho affilati, non so se sarei in grado di farmi la barba senza massacrarmi. Comunque, li chiamano rasoi. Sono stupendi, voglio dire, il gusto, l'eleganza che avevano queste persone è incredibile. Ogni cosa che veniva fatta era legata alla bellezza, anche se serviva poco, ma c'era il gusto di fare qualcosa di bello. E lo vedi, perché guarda, guarda queste cose, la bellezza di questi oggetti. Tu pensa a questo qua che ha riprodotto il manico con un'ascia. Io lo trovo di una bellezza incredibile. Poteva fare una cosa piatta, ci metteva molto meno tempo, ma lui ha voluto farla così, quindi vuol dire che c'era un gusto legato alla bellezza. Per finire in bellezza, non possiamo che recarci a Viverone, in provincia di Biella, per parlare degli scavi che hanno portato alla luce centinaia di oggetti di bronzo e migliaia di pali, tutti risalenti all'età del bronzo. Scopriamo insieme gli antichi tesori del lago di Viverone. Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, sul lago di Viverone, un subacqueo dilettante, Antonio Giolitto, volle provare a vedere se sui fondali del lago, soprattutto sul lato verso ovest, c'erano dei siti palafitticoli. Aveva saputo di varie scoperte tra l'Italia e la Svizzera di palafitte sul fondo dei laghi e aveva voluto vedere se sotto questo lago c'erano o no altri siti archeologici. Si è quindi potuto individuare un villaggio di circa 70 metri di diametro, l'impianto più o meno circolare, che grazie ad alcune ricerche fatte da me e dalle università di Basilea e di Bradford in Inghilterra tra il 2011 e il 2016 si è potuto datare con precisione tra il 1430 e il 1400 avanti Cristo. Ovviamente al di là del grande campo di pali, ci sono circa 5.000 pali affioranti sul fondo sabbioso del lago, si tratta di enormi quantità di ceramica. La stima è che quanto è stato recuperato e conservato sia circa 5.000-6.000 frammenti ceramici e soprattutto 200 oggetti in bronzo, che vanno da spade, una dozzina di asce, pugnali, rasoi, tanti spilloni e tanti ornamenti femminili. Ci sono poi anche pochi oggetti in pietra, due pesi usati come unità di misura. Ciò che mi affascina particolarmente il sito di Verone è che non capisco perché hanno lasciato tutti quegli oggetti di bronzo quando hanno abbandonato il villaggio. Nel senso, io capisco andarsene via dal villaggio perché magari è bruciato, magari è arrivato qualcuno che l'ha saccheggiato, magari è arrivato qualcuno che l'ha distrutto, magari l'acqua è cresciuta di un po' di centimetri e quindi non era più agile viverci. Ma perché non si sono portati via i 200 oggetti in bronzo che avevano un valore di metallo e tecnologico enorme? Cioè, una spada allora aveva quasi il valore oggi di un carro armato, e nessuno lascia un carro armato se non è esploso in mezzo a una strada, perché se lo portano via. Quindi quello che non riesco a capire è perché Viverone è stato abbandonato con tutti gli oggetti di metallo al proprio interno. Le palafitte preistoriche sono spesso associate dagli esperti italiani alla cultura terra-mare, diffuse in Lombardia e in Emilia-Romagna. Il villaggio di Viverone, però, appartiene ad un'entità culturale ben diversa. Lo dimostrano i reperti archeologici della zona, testimoni di una sorta di identità locale. Ovviamente sarebbe sbagliato parlare di un popolo piemontese distinto e definito come possiamo immaginarlo oggi. Bisogna ricordare che i confini e le culture dell'uomo che ha attraversato queste terre
hanno subito nel tempo fortissimi cambiamenti. Mentre la Val Padana orientale, l'Emilia, la Lombardia meridionale, il Veneto meridionale, vi sono presenti questi grandi abitati circondati da un argine, spesso con un fossato, quelle che si sono chiamate nella letteratura scientifica le terre a mare, e alcune vanno da un ettaro e mezzo fino a 60-80 ettari di superficie. Nessuno di questi grandi impianti è presente nell'Italia nord-occidentale. Lo stesso villaggio di Verone in realtà è grande poco più, non arriva neanche a mezzo ettaro di superficie. Quindi questa è una differenza culturale molto importante. L'assenza di strutture analoghe alle terramari in Piemonte è invece dovuta da un lato probabilmente a motivi culturali, dall'altro lato anche a motivi di tipo geologico e ambientale. La pianura piemontese, anche dove si nel Novarese, nel Vercellese, che apparentemente è piatta, in realtà è molto diversa dalla pianura argillosa della bassa Lombarda e dell'Emilia Romagna, e questo ha sicuramente influito anche sulla scelta del tipo di insediamento, sulle scelte abitative antiche. La face di Verone dell'Italia nord-occidentale, dove Italia nord-occidentale intendiamo il Piemonte, la Liguria, la Lombardia occidentale, la Val d'Aosta, appare essere un'area molto omogenea dal punto di vista almeno della metallurgia. È vero, di Verone abbiamo ben 200 oggetti in bronzo, che tuttavia ritroviamo in quantità minori, sotto altri aspetti, comunque in tutto il resto del territorio. Dall'altro lato, soprattutto la ceramica, che appare essere identica, molto ricca, molto decorata, su forme molto standardizzate, presentano un gusto molto omogeneo su tutto questo ampio territorio. A questo punto vi starete chiedendo cosa ne è di queste conoscenze, di queste culture ai giorni nostri. Cosa è rimasto nella cultura popolare, nei racconti antichi della regione, nelle memorie dell'uomo moderno? Beh, il poco che sappiamo di quest'uomo così lontano è frutto della scienza e quindi privo il più possibile di pregiudizi e fantasticherie. Per risalire alle memorie più antiche del popolo, dobbiamo fare un salto temporale fino all'età del ferro per arrivare al popolo dei Celti. Oggi i Celti vengono ricordati da numerosi gruppi di rievocazione storica fatti da volontari appassionati, innamorati delle loro storie. Ogni anno in Piemonte si può assistere a numerosi eventi pubblici di rievocazione, dove questi gruppi mettono in mostra le loro personalissime interpretazioni degli usi e costumi di quel tempo quasi dimenticato. E quale modo migliore per suscitare la curiosità di tutti se non danzando, giocando e provando qualcosa di insolito? Questo è il mio mondo. Questo mondo è stato, come dire, dimenticato, perché fa parte di quella storia non detta. E quasi sempre quando parli dei Celti, sì, qualcosa ho sentito. Purtroppo questa storia non detta è ricchissima. Parlavo prima dell'evoluzione sociale, non va dimenticata. Il modo d'essere e di vivere non va dimenticato. Anch'io prima pensavo che i Celti, Irlanda, Scozia, Bretagna. No, i Celti erano diffusi in tutta Europa. Noi qui camminiamo in dei boschi che probabilmente sono stati attraversati dai Celti Salassi che andavano in guerra contro i Romani. E queste presenze, questa storia, queste vibrazioni sono rimaste nell'aria. Per me, è un qualcosa che si materializza quasi. Non c'è un velo per me tra il passato e il presente, tra il mondo dei nostri antenati cosiddetti e il mondo presente. Beh, alla fine di questo lungo viaggio avremo sentito abbastanza della preistoria in Piemonte. Magari in una delle nostre passeggiate nel bosco o per la montagna ci ricorderemo di come anni e anni or sono l'uomo sperimentava, osservava e lottava per sopravvivere. Ma della nostra terra quanto realmente conosciamo? Quante cose, quante informazioni rischiamo di smarrire ogni giorno
semplicemente per disinteresse o noncuranza. Siamo disposti a perdere quelle fragili connessioni col passato che rappresentano il nostro patrimonio culturale? Spesso sono gli amatori che girano sul territorio e che quindi scoprono i siti. La maggior parte dei siti sono sempre scoperti da non specialisti ma da persone appassionate, perché gli accademici hanno un po' tendenza a sedersi sulla loro sedia. Posso dirlo perché ne faccio parte. E quindi serve un gruppo di ricerca che lavori sul territorio, ed è per questo che da quando noi abbiamo iniziato a lavorare con un gruppo di ricerca sul territorio abbiamo avuto moltissimi risultati, anche tanta gente ci ha segnalato ritrovamenti più o meno veri all'interno di grotte. Quindi per portare avanti una ricerca serve un gruppo di ricerca forte e interdisciplinare. Caro saluto a tutti.